Rieccoci finalmente su The World End With You. Post ottenimento di tutti tranne due dei report segreti ottenibili. Questo, come ho detto, immagino sia ottenibile solo al completamento di tutto quanto il social network, che ci mancano quindi 11 punti più 4, 15 punti ci mancano. Più che altro questo libro qua che non capisco, quindi ipotizzo si trovi solamente nell'Another Day. Stessa cosa per questo CD qua, ipotizzo si trovi anche lui nell'ultimo giorno. Selezioniamo il capitolo Another Day. Ritorna a questo giorno, meglio, baci, non ci siamo mai stati. Vediamo com'è strutturato questo Another Day rispetto al primo gioco. Nel primo gioco avevamo la boss fight segreta, più le esperienze che stai per vivere avviene in una realtà parallela rispetto alla storia principale. Ovviamente, dicevo, boss segreta più boss rush. Io sono abbastanza certo di una boss segreta, non della boss rush. Ci sono, ci siamo, finalmente. È un altro giorno, è il grande giorno. C'è lo Shibuya Palooza, festival musicale più grande e più figo di Shibuya. Ovviamente il CD lo troviamo qui. Ci sono band e artisti da tutto il mondo e si esibiscono proprio davanti al 104. Non ci credo che finalmente ci siamo. Da quanto lo sto aspettando? Sembrano anni, ma l'attesa è finita. Forse è il più bel giorno della mia vita. Ma che forse? Questo è il giorno più bello della mia vita, di sempre. Rindo? So che sei entusiasta e tutto, ma per me stai un po' esagerando. Come? Il vostro monologo interiore non era così interiore. Ops, sono troppo esaltato. Come faccio a contenere la felicità? Cioè, però ti capisco. Aspettiamo lo Shibuya Palooza da un sacco di tempo. Sì, mi sono lasciato un po' trasportare, dai. Comunque, sapete quale sarà il pezzo forte di oggi? Ovvio che sì, lo sanno tutti. Il ritorno dei Death March dopo 10 anni. I Death March, Dio mio. No, ma dai, che fine ha fatto il cantante? Oddio, sono troppo gasata. Che fine ha fatto il vecchio cantante? Non è la vera band dei Death March. I Death March sono leggendari, oggi li vedrò dal vivo. Quella faccina di sciocco è bellissima. Qualcuno mi dia un pizzicotto. Vero, credevo che non si sarebbero mai più riuniti. Anche perché sembravano parecchio felici delle loro carriere da solisti. E sono passati ben 10 anni. Il solo pensiero di vedere il nobile Ishimoto suonare la chitarra davanti a me. Nobile Ishimoto. Wow, ti piace proprio tanto, Nagi? Naturalmente, dovete sapere che ho seguito la sua intera carriera dagli esordi a quella da solista. Lo sappiamo, ce l'hai detto 1000 volte. Ehi! Hey! Yo, Rindo! Eccoti, frate! Non c'è bisogno di che urli beat, ti sono a 1 centimetro. Urlo per qualcos'altro! Per lo Shibuya Palooza, yahoo! Ehi, Rindo! Oh, ciao Neku, venite tutti e due? Sì, ma me ne sto pentendo. Beat non vuole calmarsi e fare il normale. Stanotte non sono riuscito a dormire, troppa adrenalina. Ah, è la smania di un invasato che non ha dormito. Però, che gli vuoi dire? Finalmente lo Shibuya Palooza si fa. Dopo non so quanti rinvii per via di... beh, un po' tutto. Lo aspettiamo da una vita, yo! Sì, e ci tocca ancora aspettare, almeno finché non arriva Fred. Chissà perché ci mettete così tanto tempo. Oh beh, di sicuro arriverà a momenti. Magari neanche lui è riuscito a dormire. O è così gasato da scordarsi di essere puntuale. Non mi sorprenderebbe. Però è solo merito suo se abbiamo i biglietti. Quelle lotterie sono difficilissime. Eppure è riuscito ad aggiudicarsi i primissimi biglietti. È questione di fortuna o di forza di volontà. In ogni caso gli dobbiamo un favore. Questo è innegabile. Ah, si parla del diavolo. Ciao raga. Non so perché... secondo me ha dimenticato i biglietti. Ehi, tutto bene, ti vedo giù. Bene, sì, sto bene. Che c'è, non hai dormito? Ascoltate, mi dispiace proprio un sacco. Ti dispiace, per cosa? Che hai fatto? Hai perso i nostri biglietti. Impossibile, nemmeno lui sarebbe tanto sbadato da perdere i preziosi biglietti. Sì, non è così fesso. Ad ogni modo, si può sapere cosa... Fred? Fred? No, non dirlo. No, 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 no! Ma come? Dai! Io... ho perso i biglietti. Non ci sono più.
Cosa? Dio mio, Fred. Dimmi che è uno scherzo. Sento che sto per svenire. Ecco, è finita. No, non è vero. Mi spiace super mega iper tantissimo. Non so neanche com'è successo. Pensavo di aver buttato via solo lo scontrino, però... Yo, ma fai sul serio? Sciocco, è per questo che si acquista i biglietti digitali. Senza quei biglietti mica ci fanno entrare. I nostri sogni e le nostre speranze. Il fumo. In fumo, non il fumo. È il peggior giorno della mia vita. Credo che sia la prima volta che però vediamo un'icona di Rindo in quella posizione almeno che piange. Mi dispiace. Oh, nobile Shimoto, spero che il cuor vostro possiate perdonare questa miserabile sequace che mancherà al vostro ritorno. Mi spiace molto. Di avere biglietti... No. Dai, basta così. A Fred non serve che lo facciamo sentire uno straccio. Capita a tutti di sbagliare. Dategli tregua. Probabilmente è più deluso di sé di quanto lo siamo noi. Però fai schifo. E la dice lunga. Avevo progettato tutta l'estate sulla base di questo evento. Beh, anche se non vedremo i concerti, possiamo farci il giro lì in zona. Vero, anche solo sentire l'aria che si respira non sarà male, credo. Dovrebbero pure esserci dei chioschetti. Magari saremo così fortunati a sentire l'eco distante di una chitarra. Sempre meglio di niente, andiamo al 104. Cristo. Ma ecco, lo sapevo. Volevo esattamente vedere se avevamo la disponibilità di vedere i rumori noi. Perfetto, Shoka è arrivata a difesa massima. E non penso ci sia molto altro da fare. Io proverei un attimo a fare giusto un po' di battaglia con qualche rumore. Giusto per vedere se c'è qualcosa di diverso o nuovo. Ma immagino di sì, ma non mi aspetto nulla. Aspetta un attimo, questo è Rosa e ho visto curarlo agli altri. Dove sei? Eccolo qua. Dio mio, anche il camaleonte che cura? No, 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 no. Cioè, oddio, è il meno pericoloso di tutti i nemici che abbiamo visto. Lui è pericoloso. Comunque no, il T-Rex non abbiamo ottenuto né la spilla nuova e soprattutto non era uno di quelli che abbiamo mancato. Questo vuol dire che in realtà il T-Rex è fra questo e questo. Comunque ho deciso un'altra cosa. Si torna indietro nel tempo un attimo. Giochiamo in difficile invece che in massima per un semplice fattore, perché i boss a questo giro ovviamente li affrontiamo in modo diretto. Quando li riaffrontiamo invece con i report segreti, ha più senso farlo in massimo, perché possiamo aumentare il nostro drop rate per ottenere la loro spilla. Poi non è neanche detto che al livello difficile non otteniamo spille buone. Perfetto, anche Neku è arrivato al livello massimo di difesa. Dobbiamo solo aumentare vita sia a lui che a Shoka. E a Minamimoto quando si farà rivedere. A questo punto non ho idea di dove cercarlo. Ehi, volete dei biglietti? Chi vuole provare lo spasso dei demoni? Puro divertimento per tutti, che ne dite? Ah, molte grazie. Cosa? Vabbè. Cosa sarà? È un sogno? Garden? Notizie strepitose, rifacetevi gli occhi. Rifatevi. Cosa? Un volantino per un qualche evento. Spasso dei demoni. Esatto, e come dice qui? Tutti i partecipanti che completeranno lo spasso avranno un premio, ovvero dei biglietti per lo Shibuya Palooza. Shibuya Palooza. Wow, cosa? Wow. Siamo salvi! Non esiste che non partecipiamo. Che strana coincidenza. Ma come funziona sto gioco? Lo sapremo soltanto quando andremo ad iscriverci. Beh, andiamo, è l'unica chiave per il paradiso. Non c'è altro modo per entrare nel festival. A parte pestarti perché hai perso i biglietti. E la colpa è di chi è? Basta, per favore. È la nostra ultima speranza. Dobbiamo provarci. Aspettaci, Shibuya Palooza. Il banco di iscrizione è da Chico, pare. Perfetto, allora andiamo. E torniamo indietro da Chico. Let's move. Ovviamente tutto questo è una trappola, palesemente. Di che tipo? Non si sa, però. Ah, ciao, Ishima. Scusa, è qui che si iscrive per lo spasso dei demoni. Proprio così, partecipate tutti? Perfetto, se riuscite a mettervi in fila qui sarebbe fantastico. Wow. Super, ora che siete tutti pronti.
Vi illustro come funziona lo spasso dei demoni. Abbiamo posizionato 3 posti di controllo in tutte e 3 le zone diverse di Shibuya, ovvero uscita ovest dell'autostazione, a Miyashita Park e a Tokyo Plaza. Bene? Voi dovete soltanto portare questa tessera nei vari punti e farla timbrare. Facile, facile. Quando avrete fatto, correte qui a ritirare il premio. Mi sembra troppo semplice. Poi potrete andare felici e contenti allo Shibuya Palusa. Questo è tutto. Siete pronti a divertirvi, ragazzi? Come again? Sono certa di sì. L'obiettivo appare quanto semplice. Sembra così, vero? Allora tenetevi forte, perché vi aspettano grandi sorprese. Che genere di sorprese? Se ve lo dicessi, non sarebbe più una sorpresa, no? Ma vi dirò questo, c'è un motivo perché si chiama Spasso dei Demoni. So che morirete dalla voglia di sapere quale sia. Scoprirlo da voi, però, è la metà del divertimento. Suona molto inquietante, ma non credo avremo chissà quali problemi. Dobbiamo farcela, per lo Shibuya Palusa. Ci siamo tutti! Meraviglioso, adoro questo entusiasmo. Datemi un attimo per iscrivervi tutti, anche se, ora che ci penso, c'è un altro giocatore che è qui, solo soletto. Non vi dispiacerà se si unisce a voi, vero? Credo di no. Più siamo, meglio è. Ottimo, lo vado subito a chiamare. Ehi, bello, ti ho trovato una squadra, così non dovrei giocare da solo. Il mio nome è Shomi Namimoto, e non sono nella squadra di nessuno. Siete voi a essere nella mia squadra, capito, Zettogrammi? Se volete vincere, fate come dico io. Certo, ovvero io ti devo rialzare tutti i livelli perché sei sotto rispetto a tutti. Oh mamma, tanto per essere chiari, non c'è da combattere, vero? Invece sì, oh, e avvisatemi se volete cambiare formazione. Possono combattere solo 6 membri alla volta. Beh, non ho altro da dirvi. Buona fortuna con tutti quei timbri. Vi divertirete come non mai, ne sono certo. Un pessimo presentimento su questa faccenda. Beh, ecco, quei timbri sono l'unica chance che abbiamo per entrare nello Shibuya Palusa. Non è che abbiamo molte altre alternative. A meno che non andiamo a casa mia a cercarli. So che l'ho detto un milione di volte, ma mi dispiace. Però è la mia occasione di riscuotermi, non vi deluderò più. Credo che volessi dire riscattarmi. Il nostro destino non dipende solo da voi, Fred. Dovrà essere uno sforzo congiunto. Sì, collaboriamo. Io mi sento un po' ignorato. Ma sì, lascia che i giovani si divertano. Vuol dire che avremo più tempo per... Timpy Slammer! Eh sì, vedrai come ti straccio, cuffiette! Cristo Dio. C'è un discreto fermento tra quei due. Oh, ehi, è quel gioco! Ci giocava un sacco di gente qualche anno fa. Basta che quando serve ci aiutino a combattere. Beh, muoviamoci, spacchiamo quei posti di controllo. Va bene, io cambierei già formazione, quindi. Io voglio Minamimoto al posto di... Facciamo Fret? Ok, quindi gli hanno trasferito a lui la spilla. C'erano delle spille che serviva a Minamimoto per farle evolvere, giusto? Più che altro Minamimoto mi sa che non ha nessun boost con nessuno. Quella della pioggia. Io farei una cosa. Toglierei questo e farei una squadra di solo sparo. Voglio vedere come ci esce. Giusto, i vestiti. Mi ero dimenticato. Allora, Minamimoto si riprende tantissimo grazie ai vestiti. A livello di punti ferita e difesa. A livello di attacco è sotto. È sotto in una maniera imbarazzante. Però questo qui aumentava i punti attacco. Che già. Però cacchio, perdo un bel po' di difesa, Aia. È il doppio della difesa, però cavolo. Il Minamimoto ci serve anche che aumenta l'attacco ora. Allora, io ovviamente a qualcuno questa qui la voglio dare perché voglio provarla. Assolutamente. Purtroppo la sfiga è che possiamo avere una sola super spilla. Quella purtroppo è una sfiga tremenda. Poi diamo a Nagi anche lei questa. Voglio provare lo shotgun di tempo. Voglio vedere com'è. Va bene, iniziamo dalla prima allora. Direi il sottopassaggio dell'autostrazione. Rindo. Dovrebbe esserci un posto di controllo da queste parti. Sì, ma dove? Boh, controlliamo subito. Oh, ciao. Chissà perché non mi sorprende che i timbri ce li danno i nostri precedenti leader delle varie fazioni. Yuhu, da questa parte, cercate me? Wow. Dipende, è qui che fate il timbro per lo spasso dei demoni? Ma certo, bravi, dad avermi trovata. Oh no. Prima di timbrare le vostre tessere, c'è una piccola cosuccia di cui vorrei parlarvi. Non ci vorrà molto, promesso. Siamo tutti orecchi. Oh wow, come siamo gentili. Beh, ascoltate bene, perché sto per farvi un'offerta che non potete perdervi. Oh mamma,
Proprio qui ho una raccolta di tutte le curiosità possibili e immaginabili su Shibuya, la super mega guida definitiva di Shibuya della casa editrice Demonia, o Demonia, boh. Muniti di questi 30 volumi, niente potrà impedirvi di godervi appieno ogni anfratto di questa magnifica città. E sapete, alle ragazze piace un ragazzo che sa come muoversi. Sì, verissimo. Solitamente il prezzo è di 3 milioni di yen, ma siccome mi siete molto simpatici, sono disposta a venderla a 1 milione. È un affarone. È un furto, altro che affarone. Non c'è problema se non potete pagare subito. Potete anche acquistarla in 240 comode rate mensili da 10.000 yen. Ma ha appena rialzato il prezzo. Heavens. Nobile Rindo, mi esterei da lasciarci coinvolgere ulteriormente a questa piazzista. Ma figurati, solo un idiota cascherebbe in questa truffa. La voglio! La compro! Ecco appunto. Cosa? Oh, grazie. Mi faresti una firma qui cortesemente? Wow. Fred, ma che fai? Non farti fregare così. Pensate ai vostri risparmi. Non siete così avventato da gettarli via. È inutile, ha solo orecchi per lei ormai. Allora c'è soltanto una soluzione. Imprinting. Guida? No. Io, no, non... Io non voglio comprarla. E vai. Grazie al cielo siamo riusciti a farlo rinsavire. Come, scusa? Ormai è tardi, carino. Ha già firmato. Ma... Non siete irragionevole, ha ancora tutto il tempo per cambiare idea. Beh, odio i clienti presuntuosi. Fatemi indovinare, volete parlare con il referente? Ehi, Susukichi, c'è bisogno di te. Oh, mamma. Ah no, eravamo noi. Perché non illustri ai nostri clienti la nostra politica sui rimborsi e sui resi? Con i tuoi pugni. Arriva. Oh Gesù, una battaglia con Susukichi. Oh no. Però ci abbiamo Minamimoto dalla nostra. Quale forma di Susukichi sarà? La forma umana o la forma... No, però non ha il suo simbolo, sbaglio. Sbagliato, c'aveva benissimo il suo simbolo. Oh Cristo. Via da lì. Ah, ma lo fa in automatico! Ah, giusto, mi ero dimenticato di sto attacco io. Cristo, quel pesce palla! Ma di nuovo sono apparsi! Via! Ah no, non si sta ricaricando. Via. Via, 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 via. Porca troia. Via da lì. Bon, l'abbiamo avvelenato. Via. Dio mio. Vai, spaccalo. Via. Via. Ah no, si stava solo... Lo shotgun qui di tempo è magnifico, veramente magnifico. Via. Il colpo della Fenice ci sta tantissimo. Veramente figo. Guarda, lo uso giusto per usarlo, ma tanto non ci... No, sai che ho sbagliato, perché se adesso si alza è la fine. Se adesso lui si alza è la fine, però almeno mi ricarico i punti vita. No, non si rialza, mi sa. Mi sa che non si rialza questo giro. Beh, dai. È andata bene.
E abbiamo tutto un bling. Quale sarà? Non mi ricordo. A meno che non sia diversa. Comunque... Shotgun di tempo. Oh, ma è diversa. O a meno che... noi non abbiamo ottenuto in difficile, vero? Sai che ho il dubbio adesso? Susukichi! No! Per poco non ci raggiravano tutti. Tutti? Cioè, Fret, che cavolo ti ha preso? Non lo so, è che è così carina. Poi ha iniziato a parlare e una certa ho accettato. Lasciamo perdere. E il timbro? Il timbro? Oh, giusto. Vediamo, era qui un minuto fa. Ecco qua. Ecco appunto. Wow. Timbri a posto, potete andare. Tornate a trovarmi, carissimi. Anche no. Sfermione. E vai. Fammi vedere la nuova spilla. È un triangolo ed è una lancia di fulmine. Bello. La lancia mi piace. Susukichi. Esatto, è considerata una battaglia a parte. Abbiamo ottenuto solo il premio normale. E vai, però... Alfa addirittura. Guarda, in realtà è stata molto più semplice questa battaglia perché è solo la fase 1. Quindi io sono contento anche così. Che in realtà non era neanche scontato ottenere la prima spilla, eh. Il 53% sì, è più della metà, però non è neanche il 100%, eh. Poi dai, abbiamo ottenuto questa. Possiamo ottenere tutto.